Se sei un videomaker e un utilizzatore di Final Cut Pro X e hai appena aggiornato il software al 10.6, ho un'ottima notizia per te. Mille sono i plugin che Final Cut dà a disposizione nativi all'interno del proprio software, ma adesso qualcosa è davvero cambiato. Se non mi conosci, io sono Luca, sono un videomaker e sono qui per spiegarti la novità di Final Cut Pro X. Come addetto ai lavori, anch'io ho speso fiumi di soldi in plugin creati esternamente proprio per Final Cut. Ho acquistato delle LUT, ho acquistato dei tracker, dei perspective tracker. Se ti sto parlando arabo, ne parleremo in un altro video. Ti basti pensare che fino a ieri, per agganciare un testo, una foto, un'immagine qualsiasi a un soggetto in movimento all'interno di Final Cut, dovevi per forza acquistare un plugin, oppure potevi trovare quelli gratuiti, ma... Come funzionavano fino a ieri i tracker? Tu dici a Final Cut cosa vuoi agganciare a cosa, come gli innumerevoli tutorial che ti spiegano come scrivere il tuo nome e muovere la testa in modo che si muova insieme a te. Ecco, fino a ieri questo era gestito da plugin esterni, ma oggi con il nuovo aggiornamento di Final Cut si ha la possibilità di averlo nativo dentro a Final Cut ed è una figata unica. Oggi non solo ti spiegherò come funziona, ma farò insieme a te un test per vedere l'affidabilità, la qualità costruttiva di questo plugin. È un prodotto Apple, proprio come Final Cut. Testiamo la velocità, la qualità e la precisione. Eccoci in Final Cut, ringrazio Alan per farmi da modello inconsapevole. Con il nuovo aggiornamento in questo menu troverai la voce Object Track. Ti apparirà in automatico la griglia che potrai modellare a tuo piacimento sul modello che vuoi tracciare. Ed ecco che parte l'analisi. La velocità nell'elaborazione è impressionante e come puoi vedere si muove assolutamente in 3D sui tre assi. E questo è il punto in cui basterà scegliere qualunque cosa, una foto, un video, un testo e dire di agganciarlo a quello che abbiamo analizzato. Plugin che fino a ieri potevi trovare solo sui siti a pagamento, sborsando anche dei bei soldi. Il bello di questo plugin è che è velocissimo, è precisissimo e a differenza di tanti altri concorrenziali ha una capacità e una velocità di rielaborazione fenomenale. La seconda cosa che mi ha conquistato completamente di questo plugin è che facendo drag and drop sull'immagine all'interno della tua timeline, il software riconosce in automatico se si tratta di un volto, se si tratta di una persona o se si tratta di un qualunque altro oggetto e in pochi secondi, facendo l'analisi del tracking, riconosce e segue alla perfezione qualunque oggetto agganciato. Non è facile capire subito il suo funzionamento, ma appena ci spippoli un po', vedi subito quanta potenzialità ha. Ma veloce, veloce, veloce! Il bello di questo plugin è che non solo può agganciare un testo, una foto o un altro video a un soggetto in movimento, ma può agganciare addirittura un preset. Hai presente quando scegli qualche filtro o qualche modalità all'interno di Final Cut presenti sulla destra? Lo prendi e con un drag and drop lo lasci sulla clip in questione. Ecco, questo plugin riesce a riconoscere la persona all'interno della clip, applicando quel preset solo al soggetto in movimento. È una cosa da fuori di testa, è bellissimo! Molto bello è come da subito il movimento sia fluido e preciso. Facciamo un esempio sulla mia faccia, qui, in diretta, ora.
Come puoi vedere, questa è la costruzione, l'analisi e l'elaborazione del software in pochissimi secondi. Tutti i movimenti che sto eseguendo sono seguiti in 3D, senza nessun problema di elaborazione. Ecco, questo plugin, che definirei gratuito perché fa parte di un aggiornamento di Final Cut, riesce a riconoscere se è una persona, un volto o qualunque altro oggetto. È una bomba! Direi che questo plugin mi ha soddisfatto completamente e soddisferà anche te quando lo proverai. Siamo alla fine di questo video. Per me 10 più, senza riserve. È veramente un plugin fenomenale. Ti invito a provarlo, ti invito a scrivere nei commenti cosa ne pensi. Come al solito, se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di mettere un like, di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.